Sono Michela Longo, sono docente al Politecnico di Milano e faccio parte del Dipartimento di Energia. Sono docente di tre corsi, in particolare Automazione dei Sistemi Elettrici di Trasporto ed Electric Transportation System C. Si tratta di due corsi a scelta, dove tendenzialmente i ragazzi presenti in aula sono di ingegneria elettrica e di ingegneria meccanica. Ovviamente, essendo a scelta, potrebbero essere presenti in aula anche altri ragazzi, quindi dagli ingegneri aerospaziali, nucleari o di altro tipo di formazione. Tuttavia ho un terzo corso che riguarda Mobility, Infrastructure and Services. È un corso che nasce all'interno della nuova laurea, diciamo appena nata all'interno del Politecnico di Milano, che è la laurea in Mobility Engineering. In questo caso si tratta di una laurea dove abbiamo proprio diverse figure, quindi gente che finisce i tre anni, diversi tipi di ingegneria, può decidere di intraprendere questi ultimi due anni e laureandosi proprio come ingegnere della mobilità. Quindi abbiamo veramente diverse tipologie di ingegneri al tavolo che studiano questo corso. Ho fatto l'istituto tecnico, in particolare ragioneria. Terminato il mio ciclo di studio, c'è stata la scelta di dire quale università scegliere. E ho scelto ingegneria informatica nell'ambito industriale. Terminati i miei 5 anni e proprio mi ero appassionata alla ricerca, ho deciso di intraprendere altri 3 anni di studi, che è stato un dottorato in ingegneria meccanica. Ovviamente anche in questo caso facendo una serie di integrazioni per colmare le lacune che potevo avere. Per poi diventare, facendo appunto, vincendo assegni di ricerca e diventando ricercatore, sono diventata docente presso il Dipartimento di Energia al Politecnico di Milano. Il mio ambito di ricerca riguarda la diffusione dei veicoli elettrici e soprattutto lo studio strategico delle colonnine di ricarica nelle città, a livello ovviamente nazionale ma anche globale. Infatti ho diverse collaborazioni con diversi centri di ricerca dal Canada, con l'MIT di Boston, Spagna, proprio per cercare di diffondere il più possibile questa tipologia di mobilità. Ho iniziato con la scelta di ingegneria, partendo però da un background tecnico, quindi non sono nata da un liceo. Quindi ovviamente con tutte le criticità che può portare dietro una scelta di questo tipo. Fin da subito, quando ho iniziato comunque il percorso di ingegneria, mi sono appassionata alla ricerca. Quindi da lì è proprio stata una passione innata che è cresciuta dentro di me, portandomi poi a lavorare in laboratorio. Quindi tutte le mie tesi sono nate all'interno di laboratori e quindi hanno fatto crescere sempre di più un po' la volontà e l'obiettivo di intraprendere il percorso universitario. Qualsiasi ingegneria ti permette di stare seduto ad un tavolo e riuscire a capire il problema e poterlo sviscerare. Ecco, secondo me ti permette veramente di porti in qualsiasi ambiente, cioè senza limiti, perché sei veramente in grado di poter approcciare qualsiasi problema. Questo secondo me è il plus di fare un'ingegneria, qualsiasi tipo. Scoraggiato è una parola un po' troppo grossa, nessuno mi ha scoraggiato sulle mie scelte. Sono stata appunto sempre libera di decidere quello che più sentivo vicino ai miei interessi. Certamente lato genitori, quando ho deciso di iscrivermi a ingegneria, un po' di perplessità c'era, proprio perché nascevo da una formazione tecnica e quindi ovviamente un'ingegneria sarebbe stata una bella scalata. Quindi ecco, forse è stato più un consiglio
su dire ci hai pensato bene, sei convinta di quello che stai facendo, perché appunto non sarà proprio una strada così, così semplice. Durante il percorso di studio, quindi dove mi sono formata, sicuramente c'è stata la possibilità di toccare con mano problemi grazie ai laboratori. Quindi non c'era solo lo studio pratico, lo studio teorico sui libri, ma c'è stato poi lo studio pratico, mettere veramente in atto quello che tu avevi studiato. Proprio per questo nasceva veramente l'esigenza poi di fare un qualcosa di più, e quindi il dottorato poi è quello che ha dato maggiormente il plus, è proprio di veramente, come dico io, sbattere la testa su dei problemi e riuscire a risolverli. Ecco lì mi sono sporcata le mani, lì ero in un laboratorio di ricerca meccanica, da donna, quindi non era proprio perfettamente, sembrava un po' che facesse pugno con la figura, ma in realtà è possibile. Quindi sicuramente ero con camice, con scarpe antinfortunistiche e ho proprio lavorato sporcandomi le mani. Lì ho imparato ad affrontare i problemi e a mettere veramente in pratica quello che avevo visto nella teoria. Ovviamente studiando poi cose nuove, perché nascevo comunque da una formazione informatica. Ad oggi come docente cerco di instaurare collaborazioni con le aziende, perché ritengo che quei piccoli mattoncini che noi ricercatori dobbiamo dare comunque alla comunità, comunque in modo internazionale, è importante coadiuvare l'aspetto teorico proprio con l'aspetto pratico, e quindi cerco di creare proprio sinergia con le aziende che mi permettono di fare tanti piccoli mattoncini per portare un contributo alla società. Io non ho mai sentito la differenza uomo-donna, nel senso che mi sono sempre trovata, ovviamente ingegneria e c'è più presenza di uomini, però non mi sono mai sentita in difficoltà, mi sono sempre trovata anche a tavoli tecnici con uomini, e ho avuto sempre la possibilità di dare il mio giudizio, il mio parere, quindi non mi sono mai sentita in difficoltà per essere donna, anzi. Penso che la competizione ci sia in ogni ambiente, sta secondo me molto, molto alla persona. Quindi io credo molto nei team building, nella multidisciplinarità, sono multidisciplinare, quindi sta molto alla persona. Se crei sinergia, ritengo, e lo vedo proprio anche su campo, che puoi ottenere grossi risultati e ottimi risultati. Bisogna essere sempre ambiziosi, cioè bisogna sempre, diciamo, avere degli obiettivi, perché questi ti portano a fare sempre, sempre passi avanti. Diciamo che mi sono impegnata tanto per arrivare dove sono, c'è stato dietro tanto impegno, tante sere dedicate all'attività lavorativa. Se c'era una cosa che mi poteva mancare era la mia famiglia, avere un bambino. Diciamo che sono arrivata ad ottenere anche quello, quindi è la mia più grossa soddisfazione. Però ovviamente l'obiettivo è sicuramente migliorare sempre più nella mia ricerca, creare sempre più sinergie anche con altri paesi, con l'estero, però migliorare sempre di più creando un team. Ho letto una frase che diceva non sognavo il successo, ma ho lavorato per raggiungere il successo. Ecco, diciamo che devi sempre continuare a lavorare per poter raggiungere il massimo obiettivo. Ho lavorato tanto e ovviamente a volte ho anche accantonato per storia, per vita personale. Mi sono trovata che ho dedicato tanto tempo proprio nel lavoro. Poi appunto il lavoro non per questo limita altre cose. E appunto posso essere moglie, ma anche allo stesso tempo madre, e soddisfatta anche nel mio lavoro. Fin da piccola avevo il desiderio di lasciare un qualcosa anche agli altri.
E quindi, diciamo, da qui il mio percorso da ricercatore, il fatto comunque delle mie pubblicazioni, il fatto comunque delle attività che posso fare, ecco, lasciano un piccolo tassellino, perché ovviamente quel piccolo tassellino, quel piccolo mattoncino dopo dove altri possono costruire altre cose. Ecco, questo era un po' il mio sogno e in qualche modo spero di esserci riuscita, o perlomeno ogni volta, anche adesso, cerco di migliorarmi e di raggiungerlo sempre, un po' quel sogno che continua e lo voglio mantenere sempre, perché questo mi dà poi anche una marcia in più per la mia attività di ricerca. Suggerisco il percorso di studio che ho fatto. Ovvio, se uno mi dovesse chiedere com'è stato questo percorso, ovvio, è stato un percorso in salita. Però avevo talmente l'obiettivo, la voglia di raggiungere un po' quella montagna, quella vetta, e quindi anche durante quel percorso, seppur anche con alcune difficoltà, non lo nego, ce la puoi fare. E mi sento di dirlo e porto proprio la mia esperienza. Secondo me non c'è un... sta un po' alla volontà di ognuno. Cioè, non, forse è da sfatare un po' il mito di dire ingegneria uomo. Ecco, no, io vedo che ingegneria è veramente aperta a tutti e le università sono veramente aperte all'integrazione sia di uomo e donna. Ecco, ribadisco, non ho percepito assolutamente mai in tutto il mio percorso questa differenza. Quindi l'unica cosa che mi viene da dire è scegliere ingegneria perché sei convinto, perché hai un obiettivo specifico. E all'interno dell'università ci sono veramente tutte le condizioni per poter vivere benissimo l'esperienza universitaria, seppur donna. Ammetto, sono sincera, tanto studio, forse perché venendo da un istituto tecnico avevo alcune lacune, quindi per forza di cose le ho dovute integrare. Quindi come anni ricordo begli anni perché facevo un qualcosa che mi piaceva, però sicuramente l'impegno, ma che è l'impegno che mi porta ancora tuttora ad oggi, nel senso che io mi ritrovo ancora la sera a fare formazione, perché io quando vado in aula dai ragazzi devo portare cose nuove, non vecchie 10 anni fa. Quindi c'è proprio la necessità di un aggiornamento che non si conclude nel proprio ciclo di università, ma che poi ti porti veramente dietro nel tuo percorso anche lavorativo. Allora, io non ho tantissime donne in aula, tendenzialmente ho più uomini, perché nascono appunto ingegneria meccanica e elettrica. Però mi è capitato, soprattutto ad esempio quest'anno, mi ritrovo ad avere diverse donne in aula. Ho tenuto contatti con alcune mie tesiste e ammetto che rivestono ruoli di un certo livello, proprio perché la formazione del Politecnico ti permette di poter anche arrivare a certi vertici nella tua carriera. Anche all'estero ho collaborazioni con molte donne, quindi non vedo problemi una volta terminato il proprio ciclo di studi, anzi riesci benissimo a posizionarti. Ovvio, dipende tutto dalle proprie capacità, cioè questo sicuramente bisogna secondo me avere un po' le idee chiare ed essere bravi poi a salire su quei treni che passano nella vita. Però diciamo, una volta che uno ha quella laurea, soprattutto del Politecnico, non si ha nessun tipo di problemi a spendere sia in Italia sia all'estero. Ma questo lo credo fortemente. Ho una ragazza, ad esempio, si è laureata e a Berlino, presso Bombardier, in aziende ti trovi anche donne amministratori delegati che gestiscono comunque aziende, e sono donne. E sotto di loro ci sono tutti gli uomini. Quindi su questo veramente non vedo problemi.
basta avere certamente chiaro l'obiettivo. Poi, alcune volte, io dico sempre, punta in alto e poi fai dei passetti indietro qualora non riesci a raggiungere l'obiettivo. Però non vedo veramente criticità. Alle ragazze che appunto sono sicure di iniziare il loro percorso di studi ingegneria, spero di incontrarle nei miei corsi e quindi di dare un volto a queste ragazze. Per chi è ancora incerto, consiglio semplicemente di fermarsi e di porsi una domanda: che cosa mi piacerebbe fare da grande? Ecco, secondo me questo è un po' il consiglio che vi do. E veramente non spaventatevi dall'idea di dire: cavolo, ingegneria è un po' più da uomini, io che cosa vado a fare? Ecco, non limitatevi per quelle, anzi, scegliete però quello che più vi appartiene, quello che più vi rispecchia, e non avrete problemi. Ciao a tutti!